Ho lasciato Bari, la città dove sono nato, 20 anni fa. Per molti che vengono dal meridione, è un processo piuttosto diffuso, è una forza centrifuga che ti porta a cercare le opportunità dove pensi che in effetti siano. Oserei dire che è quasi una forza inerziale che ti spinge ad allontanarti, un processo che alcuni come me danno quasi per scontato, ma non è così per tutti. Non è così per quelli che, pur proiettandosi verso il resto dell'Italia e del mondo, non ritengono scontato seppellire le proprie origini. Sono quelli che, quando li incontri e capiscono che tu invece te ne sei andato, ti fanno le fatidiche domande. Pure tu te ne sei andato, ma proprio te ne dovevi andare? Qua dovevi stare? E tu, beh. Evasivo. Magari avverti l'identità che avvertono anche loro, però meno. Conti di sopravvivere fuori più agevolmente. E infatti è relativamente facile. Una volta che mi sono trasferito a Roma, sono stato tranquillo. A parte gli occasionali incontri con qualche conterraneo, la nostalgia, se la sai tenere a bada, non si risveglia. Il cinema che seguo non me l'ha mai veramente attivata. Lino Banfi e le commedie erotiche degli anni 70. No, non ho mai detto le cime di Repa, la Chepa in vita mia, anzi a Bari non lo dice nessuno in realtà. Banfi usava un filtro cabarettistico esasperato, semmai più vicino forse alla pronuncia più estrema della provincia. Sergio Rubini, sono tranquillo anche in quel caso, il suo bel cinema di osservazione etnica, sociale, ricercato, al massimo solletica il mio interesse intellettuale. Non parliamo nemmeno della capogira di Alessandro Piva, quella è Malavita Barese, ce l'ho presente, ma da piccolo borghese sto sereno, brutta gente quella, no? Che c'entro io con quelli lì? Niente, dai. Ma che cozzalone! Da 10 anni mi tormenta, inevitabile, ingombrante. Il suo personaggio tipo è un provinciale parzialmente consapevole della sua condizione. Che si confronta con quello che c'è fuori, uscendone cambiato in modo piuttosto realistico, cioè non rinnegandosi ideologicamente alla radice, ma adattandosi in nome di una semplice umanità. Cado dalle nubi, che bella giornata, sole a catinelle, Quo vado, tolo tolo, in tutti i film è costretto, appunto, a confrontarsi con il diverso da sé, un po' per necessità, un po' per curiosità, con la stessa forza centrifuga di cui parlavo prima, quella che può travolgere il barese per forza di cose, perché se le tue radici traballano, la mantieni comunque la sensazione di essere insufficiente. Non pervenuto nella cultura di massa che riconosce invece a un toscano, a un napoletano, a un romano le ambizioni di parlare a tutta l'Italia. E allora, da barese devi essere global. Ecco, per questo io non riesco a essere distaccato con Zalone come lo sono con Lino Banfi, Sergio Rubini o Alessandro Piva. Da subito Luca Medici è riuscito a parlare a tutta l'Italia in quanto specificamente barese, anzi di Capurso per essere precisi. E l'ha fatto anche grazie all'intelligenza di Gennaro Nunziante, va detto. Lo ha fatto senza rinnegare le radici del suo modo di esprimersi, del suo sarcasmo, della sua visione pragmatica, della sua baresità di fondo, immediatamente riconoscibile lì sul grande schermo come, a mia memoria, non m'era mai capitato. Sta lì che mi dice a ogni tormentone virale e a ogni grande incasso, si può fare. Questa volta in Tolo Tolo scaglia la barresità addirittura in una delle parti del mondo che soffrono di più. Com'è andata? No, non ve lo dico. Avrete capito che su Zalone io non sono affidabile. Io ormai, quando incrocio qualcuno che mi chiede a voce o con lo sguardo, e con lo sguardo è ancora peggio, ma perché te ne sei andato? Ora vedo il viso di Checco Zalone con i suoi incassi da record nel cinema italiano del dopoguerra, che amplifica la domanda e rimango qui a interrogarmi. Zalone, mocca a te, io ti devo ringraziare o ti devo odiare?